Ciao a tutti, oggi nuovo video e questa volta vorrei farvi l'aggiornamento della situazione dei miei capelli. Ormai ne ho fatti già un paio di questi video perché avevo iniziato a fine estate a vedere di avere dei capelli veramente devastati e pian piano, grazie ai vostri consigli, sono riuscita insomma a migliorare la situazione. Adesso ho provato anche dei nuovi prodottini che ho qui da farvi vedere. E devo dire che anche questi meritano, cioè proprio volevo farvi il video per parlarvene perché mi hanno aiutata tantissimo. I capelli sono davvero migliorati, secondo me. Se andate a vedere il primo video, magari ve lo lascio qui da qualche parte così vi rendete conto della differenza. Sono proprio nettamente migliorati, sono cresciuti tanto. L'unica cosa è che sto pensando di tagliarli perché nonostante stiano crescendo e si stiano rinforzando, vedo che comunque le punte rimangono troppo vuote, troppo sfibrate, quindi probabilmente avevate ragione voi. Ho evitato le forbici fino adesso, ma mi sa che come vi avevo detto, anzi vi avevo anticipato su Instagram e su Facebook, prima o poi mi deciderò a tagliarli. Non un taglio drastico, però probabilmente sì, farò un caschetto o comunque un carré, un taglio un po' più corto perché non mi piace vedere la lunghezza così vuota. Il primo prodotto di cui voglio parlarvi è che ho usato quasi tutto, quindi diciamo è una recensione quasi di prodotto terminato. È questo qui che mi avete consigliato voi ed è il Phyto Fanair. Praticamente sono queste capsule che servono appunto a favorire la crescita dei capelli, ma non solo la crescita, proprio a rinforzare i capelli. Questi qua sono degli integratori alimentari, sia per capelli che per unghie, e contengono vitamina B2, B5, B6, B8, C e A, olio di borragine e zinco. Devo dire che questo prodotto mi ha veramente migliorato i capelli. Il trattamento dura 3 mesi. Questo qui è la fine del primo mese e mezzo. Praticamente in questa settimana avrò finito le poche pastiglie che rimangono. Devo dire che i risultati effettivamente si vedono. Ho perso molti, molti meno capelli da quando lo utilizzo e poi appunto stanno crescendo. Già se andate a vedere il video che ho fatto circa un mesetto fa sull'aggiornamento dei capelli, sono cresciuti nettamente tanto. Poi per i miei standard sono cresciuti tantissimo perché i miei capelli proprio non ne vogliono sapere di crescere. Perciò, per quanto io fossi restia all'utilizzare un prodotto che comunque andava ingerito, perché detesto gli integratori alimentari sia per quanto riguarda le diete che per tutte queste cose non mi piacciono, sono sempre stata abbastanza contraria, però sono contenta alla fine di aver provato questo perché mi ha dato veramente dei grossissimi risultati. E oltretutto probabilmente la vitamina B ha qualcosa a che vedere con la dermatite perché da quando sto assumendo questo integratore non ho più avuto sfoghi di dermatite, sono contentissima infatti di questo. Se qualcuno ne sa qualcosa di più me lo faccia sapere nei commentini perché è una cosa che mi ha incuriosita tantissimo, infatti non vedevo l'ora di dirvelo. Il prezzo di queste qui è un po' alto perché dovrebbero costare 25 a confezione. Io le avevo trovate in offerta due confezioni, quindi il trattamento completo a 25 euro. Vi avevo anche postato la foto su Instagram. Quindi probabilmente se cercate bene, insomma, in giro per la vostra zona, io dico sempre che se riesco a trovare le cose qua, si trovano dovunque, perché di solito qui siamo sfigatissimi e non troviamo mai niente. Perciò magari date un'occhiata perché a questo trattamento veramente, oltretutto adesso che sta venendo la primavera e quindi i capelli sta venendo, ormai è arrivata la primavera, i capelli comunque tendono a cadere di più, a essere più deboli, secondo me è un ottimo trattamento per rinforzarli, anche se proprio non li avete distrutti come i miei, secondo me può esservi strautile. Poi in ogni caso se volete una recensione più approfondita, qualsiasi cosa, me lo chiedete poi nei commentini e magari vi faccio un video specifico su queste pastigliette, che comunque continuerò a prendere anche se taglierò i capelli, perché davvero ho visto che me li fanno cadere meno e me li fanno crescere più sani, perciò promossissime. Per quanto riguarda balsamo, shampoo e maschere, diciamo che le cose sono rimaste più o meno come erano nell'ultimo video, quindi tutti i prodotti che vi avevo mostrato precedentemente li sto ancora utilizzando. Ho semplicemente aggiunto un altro prodotto che è questo qui ed è il Secret de Nuit il Secret de Nuit di Phyto.
Questo praticamente è questa crema siero, anzi è un siero, questo qua super intensivo che serve per riparare i capelli durante la notte. Io lo utilizzo appena uscita dalla doccia sui capelli bagnati come utilizzo la crema Fito 9 e devo dire che l'effetto di questo è triplicato rispetto a quello della crema, nel senso che sento proprio i capelli più spessi già dal mattino, ma già da quando li asciugo subito dopo averlo applicato, li sento molto più spessi e più risanati rispetto a quando utilizzo la crema. E anche questo prodotto credo di avervelo già mostrato in un video dei preferiti perché l'ho usato praticamente sempre, più o meno una barra, cioè ogni giorno o ogni 2 giorni, ogni volta che lavo i capelli lo utilizzo. È sicuramente un prodotto che vi consiglio tantissimo perché è andato quasi a sostituire la mia crema Fito 9, che è quella che mi ha salvato la vita da sempre ad oggi. Perciò se questo prodotto è riuscito a darmi dei risultati ancora migliori rispetto a quelli della crema, assolutamente mi sento di consigliarvelo. E l'ultimo prodotto che non avevate visto nella precedente routine è questo qui, che è l'Enne Neutro della Kadi. È un Enne neutro normalissimo, quindi ne trovate ovunque. Io questo qui l'ho preso dal sito Eccoverde e vi avevo anche fatto il video con la ricettina, che utilizzo per applicarlo. È stato un vostro consiglio ed è ottima perché mi permette di fare in modo che l'Enne non mi secchi troppo i capelli rispetto a come mi succede normalmente. Quindi ho già le punte tendenti al secco, l'Enne andrebbe a seccarle ulteriormente e invece con la ricettina riesco a nutrirle oltre che a curarle grazie proprio all'Enne. E devo dire che me li ha rinforzati tantissimo, veramente mi ha proprio dato dei risultati che sono visibili e ogni volta che faccio un trattamento lo faccio circa una volta a settimana, se riesco 2 volte a settimana vedo proprio una differenza e un cambiamento totale. Quindi come al solito questo video era più che altro per scambiarci un po' di opinioni, per sapere cosa ne pensate voi, se li vedete un po' migliorati, insomma. E fatemi sapere come al solito nei commentini altri prodotti, altri consigli che avete da darmi, tutti gli errori che faccio e magari se non aveste visto i video precedenti ve li lascio comunque linkati così potete seguire con me la mia storia dei capelli sfigatissima, va bene comunque. Vi ho detto penso che a breve zac zac andremo a tagliarli, perciò anche se vi va nei commentini lasciatemi dei link a delle foto di tagli che secondo voi potrebbero starmi bene, non eccessivi, pensavo a un carré comunque. Non un taglio drastico, non voglio farli corti, anche perché ci ho messo così tanto a farli crescere che non ce la farei a vedere il parrucchiere che me li taglia via. Fatemi magari sapere secondo voi che cosa potrebbe starmi bene perché i vostri consigli sono super ben accetti. Anzi, vi avevo anche postato delle foto su Instagram di alcuni tagli che mi potevano piacere, però vorrei degli stimoli in più, insomma. Anche in questo caso non vedo l'ora di pubblicare il video per leggere nei commentini quello che mi direte e tutti i vostri consigli, sono proprio curiosissima come sempre. In ogni caso, spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!